Pronti a partire? L'anestesia, tutto quello che c'è da sapere per aiutare i vostri bambini a viverla nel modo migliore. Al check-in, gli ultimi controlli prima dell'intervento. Il giorno dell'intervento, l'anestesista farà una seconda valutazione delle condizioni del bambino. È bene sapere che a volte l'intervento deve essere eseguito anche se le condizioni del paziente non sono ottimali, come nel caso in cui un rinvio potrebbe far peggiorare la situazione attuale. L'anestesista valuterà se è opportuno procedere o rimandare. Il decollo comincia la vera e propria anestesia. Nella fase di decollo, il bambino viene portato in sala operatoria e si procede ad indurre l'anestesia vera e propria, generalmente facendo respirare dei vapori anestetici attraverso una maschera posta sul viso. In altri casi, l'induzione avverrà iniettando un farmaco anestetico attraverso un ago inserito in una vena. In questo caso, quando possibile, si applica precedentemente una crema anestetica per eliminare il dolore della puntura. La fase di volo. Cosa succede mentre il bambino dorme? Non appena il bambino si addormenta, l'anestesista dispone quanto necessario per il controllo costante del suo stato di salute. Durante tutto il tempo dell'intervento, l'anestesista è sempre accanto al bambino e si prende cura di lui.